Io credo di aver firmato marchi pubblici abbastanza importanti. Allora, la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone, che bene o male era uno degli istituti bancari più importanti presenti nel nostro territorio. Quando c'è stato poi il lancio del Made in Friuli, io sono stato l'autore del marchio e con l'allora Presidente della Camera di Commercio Gianni Bravo di Udine. Abbiamo visto un momentino tutta la comunicazione, al di là dei segni e delle immagini, proprio tutta la comunicazione del Made in Friuli. Comunicazione che è stata presentata al mondo intero. Ecco, è stato un lavoro di una certa entità e di una certa importanza. Ecco, dimenticavo una cosa. Io a Pordenone, dunque, a Pordenone sono sbarcato nel 65. Sono stato 2 anni all'ufficio pubblicità dell'allora Rex Zanussi e poi ho incominciato nel 70. Credo di essere stato perlomeno a Pordenone e credo in regione tra le prime agenzie come data di nascita. Una cosa importante da ricordare è il fatto che io, perché la prima, tra le prime agenzie? Perché è la prima agenzia che gestiva in maniera completa le immagini di aziende. Noi avevamo un cliente storico nostro è stata la Ceramica Dolomite nel Bellunese, ma fondata proprio da Pordenonesi. E abbiamo proprio iniziato con questa azienda con pochi soldi, ma cercavamo di fare grandi effetti. E ho fatto allora una campagna che destò, ma tutte le campagne hanno destato un pochettino di attenzione, perché avevamo pochi soldi e dovevamo farci notare. E siamo stati i primi a mostrare il nudo integrale di una donna. E ovviamente i ben pensanti si ribellarono al fatto, addirittura fu un fatto abbastanza buffo e clamoroso. L'editore Mondadori, avevamo pianificato con Mondadori 2 testate, Grazia e Epoca. Allora la direttrice di Grazia non sollevò nessuna obiezione al fatto che l'immagine rappresentava una donna vista di spalle con il fondo schiena libero e il seno che si rispecchiava nello specchio. Il direttore, allora era tal Nando Sampietro di epoca, censurò, disse: io non passo la cosa, se voi non mettete le mutandine a questa gentile fanciulla non pubblico l'annuncio, cosa che noi ecco, usando allora ritocchi non certo elettronici mettemmo le mutande e la cosa passò. Modo di Guardi, le rispondo subito. Io nei miei trascorsi ho visto nascere, sono stato tra i fondatori dell'Associazione Pubblicitaria delle Tre Venezie, che negli anni 80, fino all'inizio negli anni 80, ha avuto un certo tipo di forza e significato. Nell'associazione eravamo iscritti tutti i titolari di agenzie, i grafici, i copywriter, tutti gli operatori della, anche chi si occupava di mezzi. Perché avevamo fatto questa associazione? Proprio per difenderci un pochettino dall'accusa che veniva: ma voi siete agenzie di provincia. Ma tutti, appena un imprenditore cresceva, credeva che per risolvere i suoi problemi doveva assolutamente andare a Milano. L'abbiamo sfatato, è stato bene sfatato questo modo di pensare,
E la dimostrazione è data dal fatto, beh, io sono un po' un tiro fuori, mi occupo adesso solamente di grafica e di piccolissime cose, ma vedo che i miei ex colleghi che hanno continuato a fare pubblicitari lo fanno in una maniera egregia, usando gli stessi mezzi, la stessa forza contrattuale, la stessa cosa e la anche migliore forza e creatività che si produce nelle grandi città.